Ciao a tutti da GGR Studio, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sotto sul pulsante per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Anche oggi ci occupiamo di un'altra richiesta da parte degli utenti del forum ed in particolar modo sul come far apparire all'interno del browser la preview del plugin. Come notiamo, infatti, i plugin Presonus possiedono una loro preview all'interno che ci consente anche visivamente di capire immediatamente la funzione che hanno, ad esempio la channel strip oppure il fat channel. Ma come fare per i plugin che non possiedono questo tipo di preview? Prendiamo come esempio quelli di Arturia. Ad esempio il Mine Filter lo trasciniamo sull'arrangiamento e nella parte in alto vicino al 9, dove troviamo questo tipo di freccina, clicchiamo e facciamo Update Plugin Thumbnail. In questo modo anche Minifilter possiede ora un suo preview. Stesso discorso anche per gli altri, ad esempio possiamo andare su Eventide e fare la stessa cosa. Prendiamo Black Hole, freccina in alto, Update, ed eccolo qui al nostro interno. Spero che questo tutorial vi sia stato utile, vi aspetto ai miei seminari e al corso professionale, dove affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nelle fasi di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale lasciando poi i vostri commenti sotto. Ciao, a presto!